Maria Nicolai Painter, docente alla Hunter College City University of New York, con il libro Ignazio Silone e Marcel Fleischmann, Amicizia e Libertà, è la vincitrice del 21° premio internazionale Ignazio Silone. Per la sezione tesi di laurea sono stati assegnati due premi: Maria Laura Razza per la tesi magistrale in filosofia dal titolo Il fenomeno religioso nell'opera di Ignazio Silone e a Roberta Tranquilli con la tesi La speranza di Suor Severina, gli interventi di Darina sull'autografo di Silone. Sono state poi assegnate quattro menzioni sul tema Che fare a Fontamara, alla memoria di Pompeo Tranquilli, sindaco di Pescina, ad Antiochio Cianfarani, a Maria Scardelli e alla comunità di artisti e cittadini Iaielli, autori del murales del romanzo di Fontamara. La professoressa Painter abbia dedicato la sua vita, i suoi studi a Silone. Si dà anche un'immagine nuova di Silone, sconosciuta, inedita, che molti non conoscono, perché queste lettere prima erano nelle mani degli eredi di Fleischmann, che hanno poi contattato lei per sapere cosa farne, e lei ha creato questa splendida pubblicazione. Si premia, secondo me, anche, e questo è importante, la ricerca scientifica. Premiare, un accademico di un certo calibro, di un certo spessore, secondo me è importante. La 21ª edizione del premio si svolgerà dal 18 al 30 agosto, 13 giorni di eventi che culmineranno il 22 agosto con la cerimonia di consegna dei premi e la commemorazione del 40° anniversario dalla morte di Ignazio Silone. Il 22 ci sarà la giornata del conferimento dei premi, del premio internazionale, ma anche dei premi delle sezioni delle tesi di laurea e delle menzioni particolari che abbiamo voluto riconoscere a delle personalità importanti che hanno amato Silone nel corso della loro vita. Nel pomeriggio un incontro con il pronipote di Ignazio Silone, un incontro con Romolo Tranquilli, che porta il nome del fratello dello scrittore pescinese, e subito dopo saremo alla tomba di Ignazio Silone, ai piedi del campanile della chiesa di San Berardo, dove riposano le ceneri di Silone, e lì i ragazzi delle nostre scuole, delle scuole di ogni ordine e grado. Tema portante della manifestazione è l'esempio di onestà della figura di Silone, studiata in tutto il mondo e assurta a patrimonio etico di tutti gli abruzzesi e di tutti gli italiani. Quando si legge Silone, nella sua semplicità stilistica, perché questa è un'altra cosa che la contraddistingue, un altro aspetto che lo contraddistingue, perché lui voleva arrivare alle persone, non si può più tornare indietro, si sveglia qualcosa dentro l'anima, ecco, e quindi è impossibile poi girare la faccia, di fronte a tante cose che non vanno, e penso che so io ai clandestini, per esempio, no? Spesso mi interrogo cosa avrebbe detto Silone se fosse stato qui adesso.